attuazione delle programmazioni importanti su questa abbadia, in termini di valorizzazione, in termini di apertura, in termini diciamo, di fruizione da parte del pubblico. Per la gestione diciamo, noi ci siamo affidati, abbiamo promosso e costituito un comitato che si chiama Comitato Maiori Cultura, all'interno del quale ci sono delle professionalità locali che già in passato hanno lavorato per la sovrintendenza per la valorizzazione e l'utilizzo di questo sito, quali la dottoressa Anastasio, quali il dottore Milano, la dottoressa De Filippis, il dottore Roggi, la dottoressa D'Amato. Qual è il nostro intento? Il nostro intento principale è quello di, diciamo, io dico molto semplicemente, far parlare quelli che sono i beni culturali. Far parlare perché noi vorremmo che i beni culturali che sono, insistono nel territorio di Maiori, come pure spero e penso anche in altre zone, non devono essere lasciate in modo a sé stante, unicamente alla visita o all'esposizione o alla mostra, ma devono raccontare una storia, devono raccontare la propria storia e far vivere agli ospiti e ai fruitori, ai visitatori, quella che è un'emozione, una particolare emozione, una particolare sensazione di vivere quel bene culturale in un certo modo, e quindi devono acquisire culturalmente quella che è l'importanza del sito e del bene che vanno a visitare. Questo è nelle nostre intenzioni, poi ci sarà, diciamo, oltre questo ci saranno altri siti che andremo a valorizzare, ma ora abbiamo un grosso contenitore culturale che è il Palazzo Mezzacapo, molto famoso per un salone con affreschi settecenteschi, molto belli, all'interno del quale anche con questo comitato cultura andremo a pianificare delle mostre permanenti già da fine giugno, che si possono usufruire, diciamo, possono essere utilizzate da parte del pubblico. Le mostre e questa sorta di musei permanenti avranno la loro principale espressione nella DB, da alcune sale ai nostri famosi costaioli. I costaioli sono molto, diciamo, apprezzati sia a livello nazionale che a livello internazionale, con delle personali di Forcellino piuttosto che di Acabbo, e ci saranno anche, diciamo, altri costaioli come Capone e Albino. In più intendiamo utilizzare alcune sale di questo storico palazzo per un di zona, la dottoressa Sabino, storico dell'arte della sovrintendenza. Dottoressa, allora, l'importanza di questo sito abbaziale? Io ritengo che all'interno della nostra costa amalfitana sia il sito di maggiore, diciamo, pregio, non solo per la qualità, ma per l'antichità che esso va a rappresentare. In realtà noi all'interno di questo sito, che un tempo doveva essere rupestre, cioè prima che venisse realizzata la provinciale, il complesso era situato sulla roccia, quasi inaccessibile, e non a caso fu scelto da questo anacoreta che volle edificare all'interno di questa grotta questa chiesa nel X secolo. Quello che mi preme di sottolineare è che noi all'interno di questa struttura architettonica composta da più cappelle sovrapposte abbiamo gli affreschi più antichi del Ducato Amalfitano, quindi è sicuramente questa la nota di particolare che induce moltissimi studiosi ad approfondire la ricerca e lo studio su questi materiali che sono stati resi noti solo alla fine dell'Ottocento. Prima di allora gli affreschi non erano noti, e solo negli anni Ottanta la sovrintendenza ha liberato da una diciamo da uno stato di calce gli affreschi sottostanti della Cappella Superiore, quindi fino negli anni Ottanta non era per niente noti anche questi. Questo sito, che è di proprietà statale, demaniale, noi cerchiamo regolarmente di tenerlo diciamo in ordine, restaurato, perché il suo valore, il suo immenso valore naturalmente va
preservato, però purtroppo le finanze dello Stato sono sempre minime e purtroppo noi non abbiamo la possibilità di gestirlo perché non c'è personale che ci consente di fare delle aperture, per cui generosamente il Comune di Maiori, ma questo è avvenuto anche in passato, quest'anno abbiamo realizzato questo protocollo, ci aiuta nella possibilità di rendere fruibile il sito con questo con questo calendario di aperture che non è solo un'apertura ai turisti, ai visitatori, benché diciamo è corredata da bravissimi storici dell'arte che forniscono indicazioni e le informazioni sul sito, ma dove comunque c'è interesse sia da parte del Comune sia da parte della Sovrintendenza di creare all'interno degli eventi che in qualche maniera inducano anche i più restii a venire a fare una visita in questo importante